L'isola è piccola. Ha una larghezza di 11 chilometri e una lunghezza massima di 30 chilometri. Percorrendo l'unica strada asfaltata dell'isola da Santa Maria Palmeira, è facile incontrare ragazzi e adulti che cavalcano piccoli asini. Espargo è il centro abitato più numeroso. Qui lo vediamo dall'alto di una delle tre alture dell'isola. Osserviamo più da vicino il paese. Questa è la sede municipale che sta per essere ultimata. Vediamo il banco di Capoverde, la posta e la chiesetta. La cittadina vive in semplicità e povertà. Nelle piccole piazze gli anziani e i ragazzi riposano e giocano. L'isola del Sale è una piccola isola e viene chiamata del Sale per la quantità di sale che fino a poco tempo fa si estraevano dalle saline, alcune delle quali formatesi naturalmente nel cratere di un vulcano spento. L'acqua giunge per vie sotterranee e, evaporando, lascia sul terreno bianchi cristalli che scintillano al sole.
Una volta ogni 15 giorni, nel porto di Palmeira, attracca una nave e scarica ciò che serve agli isolani. L'isola non produce nulla e tutto deve essere importato. In questi ultimi anni si è cercato di incrementare il turismo e presso Santa Maria sono sorti alcuni hotel dove si pratica il surf. Grande festa oggi a Santa Maria. Il vescovo di Praia impartirà la cresima a più di 100 ragazzi e ragazze. I canti accompagnano la cerimonia. E i bimbi fanno corona all'altare. De ciência e de piedade.